ciao frivoletti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi video dei prodotti finiti di maggio. Ci sono sia prodotti beauty che anche mangerecci. Comincio subito con uno shampoo che vi avevo mostrato in un video haul e vi avevo anche recensito. Questo qui che è di InSync Rebalancing, è ottimo, è un litro di prodotto e costa intorno ai 13 euro. Sì, sicuramente la spesa è notevole quando appena l'acquistate, però si ammortizza nel tempo perché dura davvero moltissimo. L'abbiamo acquistato a ottobre fino a questo mese, quindi sono passati diversi mesi e ne vale veramente la pena perché li lava benissimo, li sgrassa, cioè li pulisce senza però essere aggressivo sulla cute. Non è un Inci perfetto, non è un prodotto biologico, ma comunque è accettabile, e quindi giù nell'info box vi lascio anche il link al blog per vedere l'Inci di questo prodotto. Altro prodotto terminato, lo scrub di Saba, questo qui è con sale marino e caffè, buonissimo sia per il profumo sia per le sue qualità scrubbanti, in quanto leviga la pelle, la rende morbidissima, anche perché c'è all'interno dell'olio di oliva che ammorbidisce la pelle benissimo, e quindi mi sento assolutamente di consigliarvelo, anche se il prezzo è altino. Comunque giù nell'info box anche di questo trovate la recensione e il sito dove poterlo acquistare. Un prodotto che boccio assolutamente è questo deodorante di CN Hydro Fresh 48 ore, dal costo di circa un euro e qualcosa. La profumazione è buona, però ragazze, non vi tiene assolutamente a bada la sudorazione e i cattivi odori, perché dopo pochissimo, soprattutto con questo caldo, iniziate a puzzare, cioè proprio cattivi odori come se non ci fossero domani, quindi bocciatissimo. Due dentifrici acquistati da Lidl sono uno il Dentalux, questo qui è con le erbe, Herbal Fresh questo, e poi c'è sempre nella versione verde questo che si chiama Durbanax Active. Allora, questo no, non ve lo consiglio, perché sembrava quasi non lavare i denti, in quanto non lasciava nemmeno una bella sensazione di freschezza, proprio mi è sembrato un dentifricio inutile, anche se costa poco, però non mi sento di consigliarlo. Invece la versione sempre di questa marca, quella blu, è ottima. Questo è un pochino meglio rispetto a quest'altro, ma nemmeno questo mi è piaciuto tanto, quindi anche questo bocciato. Poi la tinta del mese è stata anche questa volta Colorista Paint, questo è il Blue Black, mi piace tanto. Anche questa volta sono riuscita a trovarla in offerta, non a questa pone ma all'Ipercop, credo a 7 euro. Mi piace tanto perché comunque nei 30 giorni io riesco ad avere la copertura dei capelli bianchi bella perfetta, non è che se va a sbiadire, no, assolutamente, e sotto il sole ha anche un bel riflesso. Poi ho terminato l'acqua micellare di Avenida, questo è un prodotto certificato IGEA, tutti i prodotti di questa marca sono certificati IGEA, li trovate da Penny Market e sono super low cost, hanno un ICI perfetto. Questo prodotto è buono, riusciva a struccarmi bene, anche se quando utilizzavo un eyeliner un pochino più resistente tendeva a farlo andare via a pezzi, e insomma ci voleva diverso prodotto per sciogliere bene tutto quanto, quindi sinceramente anche se l'Inci è ottimo non lo andò a riacquistare, soprattutto per quanto riguarda lo struccaggio. Invece se lo volete utilizzare proprio come quasi un tonificante, allora sì. Altro prodotto terminato sono queste striscette depilatorie di Streps. Queste sono 12 strisce con ceradapi, karité e vitamina E, con speciale tessuto garzato. Non sono male, il prezzo è intorno a 3-4 euro, però con una striscetta riuscite a fare due strappi e poi non serve a niente, quindi per questo motivo non le andrò a riacquistare, anche perché io sinceramente durante l'estate preferisco utilizzare il Cirque Peel. Poi un bagno schiuma che mi è piaciuto veramente tanto è questo qui di Palmolive, la profumazione Cherry Blossom, buonissimo, super vellutante, la pelle rimaneva bella morbida, non ha particolari proprietà chissà di che tipo perché non è biologico, è un semplice bagno schiuma, però la profumazione è veramente buona. Poi per quanto riguarda i campioncini utilizzati, ho utilizzato questa crema gel di Elan, questa è proprio una crema studiata per le pelli grasse e impure, che mi sento assolutamente di consigliarvi perché sia un ottimo Inci, che è una crema per chi ha la pelle impura e grassa che non riemerge nel corso della giornata, si assorbe bene, rimane lì, cioè non vi ritrovate nell'arco della giornata questa crema che riviene fuori o che vi tenda a lucidare. Mi è piaciuta, tant'è che sto pensando anche di acquistarla, se non erro però il prezzo non è proprio low cost, perché Elana non solo è biologica, ma comunque è un brand un pochino più di d'élite, si può dire così. Poi
altro prodotto terminato è questo ammorbidente concentrato, i preziosi bouquet alla vaniglia di Coop, di questo avevo mostrato già un'altra fragranza, quella con la confezione viola, che mi è piaciuta tantissimo. Questa non è male, profuma di vaniglia, però non so, non mi ha entusiasmato, anche se a me la vaniglia piace come profumazione, questo sinceramente non mi ha fatto impazzire. Parlando invece di prodotti mangerecci, vi mostro questi che non sono mangerecci, sono da bere, sono questi tè bio di San Benedetto, questa è la versione pesca e questa è la versione limone, con all'interno zucchero di canna, buonissimi, dolci, quindi se utilizzate bevande che non contengono zucchero, questi non fanno il caso vostro, però comunque lo zucchero di canna, sono buoni, all'interno contengono 0,4 litri, il prezzo di circa 75 centesimi e mi sento di consigliarveli perché sono buoni. Sempre per quanto riguarda i tè, vi consiglio nuovamente questo qui di Solidal Coop, però questa è la versione al limone, buona, anche se preferisco di più quella alla pesca. Il prezzo è intorno a 1,70 euro e li trovate all'Ipercoop. Altro tè che abbiamo acquistato è questo qui da Lidl, che è Lord Nelson ed è al bergamotto e al limone, è buono. Profuma abbastanza, però non è intenso come gusto come i soliti tè neri, quindi non lo andremo a ricomprare. Poi, quando arriva questo periodo, il Sebastiano mangiava un sacco di muesli con yogurt e ne abbiamo acquistati due da Lidl, adesso ve li mostro, sono uno nella versione cioccolato e l'altro invece con la frutta, sicuramente tra i due a me è piaciuto di più questo qui al cioccolato, il prezzo è intorno ai 2,70 euro, questi sono 750 grammi, quindi le confezioni sono belle grandi, sono buoni, il muesli non è agglomerato ma è sfuso e un consiglio che mi sento di darvi è che quando acquistate questi muesli, di shakerarli bene, perché nel fondo della confezione c'è un deposito di zucchero di canna allucinante e quindi se voi non andate a shakerare bene ogni volta, praticamente quando finisce, sta per terminare il muesli, vi ritrovate con praticamente un travaso esclusivo solo di zucchero di canna, quindi mi raccomando shakeratelo bene, per il resto sono buoni. Sempre per quanto riguarda i muesli c'è questo qui di Eurospin, tre mulini, questo costa un po' di più considerando che sono soltanto 375 grammi, questo muesli però non è sfuso, è agglomerato, è sinceramente molto più buono rispetto a quello di Lidl e il prezzo è di 1,50 euro, sì, sembra poco però in realtà per quanto è la dose, che è quasi la metà di quello di Lidl, conviene quello di Lidl, però è buonissimo. Poi altro tè, anche se non è un tè, e ci siamo fatti ingannare dalla scritta Joy Tea, questo è di Nia Vita ed è un infuso a freddo 12 filtri, perché adesso che fa caldo stiamo cercando di utilizzare gli infusi a freddo, infatti poi il mese prossimo vi parlerò di due infusi di L'Angelica che mi stanno piacendo tantissimo. Questo qui invece l'abbiamo acquistato in una bioprofumeria che si è aperta recentemente qui nella nostra città e costa 4 euro, sono 12 filtri, pesca e menta, all'interno troviamo mele, foglie di menta, frutta di rosa canina, scorze di arancia, aromi naturali, radice di ligurizia, succo di pesca in granuli, succo di pesca e maltodestrine. Buono, però non c'è entusiasmato, ecco, sicuramente guardando il prezzo uno dice beh è caro, però se consideriamo che FT costa quasi 20 euro la confezione, cioè i grammi sono più o meno gli stessi credo, se non sbaglio, comunque vi faccio comparire un rapporto perché qui sono 12 filtri da 3,5 grammi per un totale di 42 grammi e costa 4 euro, se non erro quello di FT costa molto di più, quindi per quanto riguarda questo rapporto sicuramente, anche se non sembra super economico, però lo è rispetto a quelle che vengono vendute diciamo sul web, ecco, le più famose. È buona, però ecco, non mi è piaciuta soprattutto perché in realtà io e Sebastian volevamo un tè e non un infuso e quindi ci siamo fatti un po' ingannare da questo Joy Tea. Altro prodotto terminato, allora praticamente io e Sebastian acquistiamo le casse d'acqua perché qui l'acqua non è potabile, però recentemente abbiamo scoperto, recentemente è quasi un anno diciamo, abbiamo acquistato la caraffa per l'acqua, quella che filtra l'acqua e vi faccio comparire il nome di quella che abbiamo noi perché adesso non sto ricordando, Bri qualcosa,
ci sono le capsule, le cartucce originali che costano un bel po', e abbiamo trovato una variante economica di quelle cartucce. Magari se anche voi avete la stessa caraffa vi faccio sapere che queste sono compatibili, sono praticamente identiche, nonché vengono anche queste dalla Germania e quindi sembrano praticamente le stesse però con uno scatolo diverso, e sono di Vivi Verde Coop, sono tre pezzi cartucce filtranti per caraffa queste, e il prezzo si aggira sui 12 euro qualcosa del genere, spesso le trovate anche in offerta all'Ipercop, quindi ve le consigliamo perché sono identiche, anche il sapore dell'acqua sembra il medesimo quando la si va a filtrare. E niente ragazze, questo è tutto, io spero come al solito che questo video vi sia piaciuto, pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, vi mando un grande bacio, ciao!